Faccio anche l'approvazione. Prego. Vuol dire qualcosa su che vorrei sottostare? Le variazioni sottoposte all'approvazione del Consiglio Comunale sono pari ad un importo di 453.516 euro, che è un importo molto rilevante, e si dividono sostanzialmente in tre gruppi. Primo, quelle relative alle variazioni da apportare a seguito dell'applicazione del decreto legge 23 del 2011 che reca disposizioni in materia di federalismo fiscale e municipale, con il quale si prevede la devoluzione di entrate con corrispondente soppressione di trasferimenti erariali. Le seconde sono quelle relative all'integrazione del conto capitale e per ultime quelle relative a piccoli aggiustamenti degli interventi e delle risorse relative alla parte corrente. Per quanto riguarda il federalismo fiscale, il Ministero dell'Interno, con comunicato del 19 luglio, ha segnalato la pubblicazione dei dati relativi al 19 luglio, dopo aver approvato i bilanci, eccetera, eccetera, ha segnalato la pubblicazione delle assegnazioni spettanti ai comuni a titolo di federalismo fiscale e ha pubblicato inoltre una tabella di raffronto fra i trasferimenti erariali e i nuovi importi derivanti dalle risorse da federalismo. E in sostanza, come detto precedentemente, la differenza per il comune di Ossimo è negativa ed è pari a 18.680 euro. Le nuove entrate per il comune di Ossimo sono attualmente composte da compartecipazione IVA, una voce nuova che prima non c'era, pari a 95.000 euro, che va iscritta al titolo prima categoria prima del bilancio imposte, e il fondo sperimentale di riequilibrio che è di 250.985 euro, che va iscritto al bilancio al titolo primo categoria terza entrate tributarie. Queste sono le maggiori entrate, mentre di conseguenza vanno ridotti gli stanziamenti dei trasferimenti erariali che erano iscritti al titolo secondo, vale a dire lo stanziamento relativo alla compartecipazione IRPEF di 58.000 euro, quello del contributo erariale ordinario di 193.968, il fondo perequativo consolidato e quello fiscale di 18.586 e 14.703 e altri vari contributi erariali per 86.371. Questo era quello che lo Stato ci dava e che adesso si chiama risorse da federalismo fiscale. Le variazioni in conto capitale sono due, quelle più importanti scritte a bilancio, e la prima è relativa all'acquisto di una autovettura per la protezione civile per l'importo di 22.975 euro, di cui però 18.227 derivano da un contributo regionale a costo zero, quindi ci rimangono 4.748 euro che vengono finanziati con parte del contributo per lo sviluppo investimenti. Sul contributo per lo sviluppo investimenti, perché è sempre un trasferimento erariale, però è scritto al titolo quarto dell'entrata che finanzia l'otto in conto capitale, c'è una variazione in aumento di 2.374 euro, perché quando è stato approvato il bilancio, in mancanza di cifre certe sui trasferimenti erariali, è stato prudentemente iscritto il bilancio con il proprio inferiore a 20.220 e ora invece ammonta a 22.594. È stato ridotto l'importo dello stanziamento per l'ampliamento dell'illuminazione pubblica, che passa da 10.000 a 3.576, che erano finanziati con fondo per sviluppo investimenti. Così abbiamo liberato 6.424 euro di risorse, di contributo per sviluppo investimenti, che vanno a finanziare, oltre a 4.000 euro per acquisto dell'automezzo, anche 1.050 euro di asfalto a due strade, perché in effetti abbiamo dovuto implementare di 1.050 l'importo della saltatura perché non bastava. E abbiamo integrato l'importo precedente di 28, siamo passati a 29.000 euro. 3.000 euro invece vanno a finanziare i lavori urgenti di sistemazione del tetto della palestra, che sono stati iscritti come seconda opera in conto capitale per 8.000 euro e quindi una maggiore uscita di 8.000 euro, che vengono finanziati per 3.000 con il sviluppo investimenti e 5.000 con un contributo della polisportiva. Vuoi dire qualcosa a questo proposito, Sindaco? Diciamo che da mesi, questa è una delle emergenze, piove letteralmente dentro negli spogliatoi della palestra di Ossimo Inferiore, anche è tutta compromessa l'attività che viene svolta all'interno della stessa palestra. Il comune non ha i soldi per fare questo tipo di intervento, però stiamo attuando un accordo di programma con la polisportiva, la quale
per una vecchia convenzione, che tra l'altro adesso dovrebbe essere in scadenza, versa 15% degli introiti che ricava dai corsi che organizza in palestra, e noi chiederemo lo sforzo alla polisportiva di fare un'unica tranche di versamento per i prossimi 3-4 anni, in modo che il comune ha la somma a disposizione per realizzare immediatamente i lavori che consistono praticamente nel togliere la vecchia copertura di PVC e rimettere con dell'isolante una nuova copertura che dovrebbe, anzi sicuramente elimina il problema perché piove letteralmente dentro. Negli ultimi anni sono stati eseguiti dei lavori sopra la palestra e hanno bucato letteralmente tutta la protezione di questo PVC che impediva l'acqua di andare negli spogliatoi. E dunque è urgente, ma non abbiamo le risorse e questo è l'unico modo che per poter finanziare l'opera. Sì, perché se è un prestito. Comunque per la copertura di Sindaco, non c'è stato un problema da quando ci sono andato anch'io in giunta. Cioè la copertura della palestra c'era la prima volta, entrava sempre l'acqua, entrava sempre l'acqua. Cioè, vorrei dire che non so di chi sia la colpa, non voglio neanche saperlo. È sempre stato un problema. Adesso si è appunto ovviamente poi ancora gravato, insomma mi fa specie anche che se sugli ultimi poi lavori hanno anche bucato come hai detto, insomma a un certo punto direi che anche l'ufficio tecnico che è stato un po', o chi doveva seguirlo, è stato un po' attaccante, è stato un po' molto, non dico la attaccante, però forse, però diciamo che non c'era distratto, e questo mi fa anche un po' di rabbia perché spendendo i soldi per fare quei dei tanti invece che recuperare di aggiustarli. Allora con questa variazione di bilancio pensiamo di aver perlomeno posto le basi finanziarie per risolvere il problema. Rimando alle variazioni relative alla parte corrente, emerita una menzione il contributo straordinario di 45.000 euro che ha concesso il BIM per la redazione del PGT. La spesa era già iscritta in uscita per 20.000 euro, quindi adesso 20.000 diventano 45.000 e gli 20.000 euro che si liberano hanno permesso di sopperire la minore entrata di 18.600 rotti per le carenze del federalismo fiscale. Inoltre, con altre variazioni di riduzione della spesa corrente, sono stati reperiti 12.861 euro per la restituzione di proventi da concessioni edilizie non dovuti, non era iscritta la voce a bilancio, quindi non potevo restituirli. Queste sono le principali e le più importanti variazioni in approvazione. Per il resto, le variazioni sono dettagliatamente elencate nei documenti che sono stati messi a disposizione dei consiglieri comunali e quindi non sto qui a elencarle tutte una per una, sono piccole sistemazioni di poste finanziarie. E infine faccio presente che il revisore del conto ha rilasciato parere favorevole con verbale in data 19 settembre 2011. Il nostro federalismo fiscale è la novità sia del bilancio di previsione 2011 che comunque ha rappresentato quindi una significativa e profonda, un profondo cambiamento per quanto riguarda il sistema di attribuzione delle risorse in favore degli enti locali. Con decreto legislativo del marzo 2011 numero 23 il governo appunto ha approvato le nuove disposizioni in materia di federalismo. Ci va appunto giustamente prima il presentatore del servizio finanziario che con questa variazione noi siamo andati tecnicamente a modificare le previsioni di entrata e sostanzialmente abbiamo trasformato quello che erano le previsioni di entrata finora previste nel titolo secondo, quindi i contributi, finanza derivata trasferita dallo Stato e dalle regioni, in titolo primo, quindi entrata tributaria, quindi tecnicamente è un'entrata di tipo autonomo. Questa è una novità sostanziale e significativa. Si passa sostanzialmente dalla finanza derivata, trasferimento Stato-Regione, a quella autonoma, dove alcuni trasferimenti statali annui che venivano assegnati con il criterio della spesa storica, in sostanza ogni comune riceveva ovviamente delle spettanze, delle risorse, sulla base di quello che sostanzialmente aveva speso. Ora si passa invece in un sistema diverso, il sistema è quello dei tributi. Tributi propri e con partecipazioni. In particolare,
con il decreto legislativo, come vi dicevo, 42, i comuni, gli enti locali, praticamente verranno ad essere assegnatari, saranno praticamente destinatari, vengono attribuiti ai comuni, quote di gettito per quanto riguarda l'imposta di registro, l'imposta di bollo sugli atti relativi alle nostre vendite, relative quindi alle operazioni immobiliari, imposte ipotecarie catastali, imposte sul reddito delle persone fisiche, imposte sul registro di bollo, tasse ipotecarie e tributi speciali catastali. Su tutte queste voci qui lo Stato prevede adesso una compartecipazione a gettito, una misura almeno del 30%. A questo poi si aggiunge la compartecipazione a gettito IVA, che è stata precedentemente segnalata e che abbiamo adesso quindi iscritta a bilancio. Inoltre è prevista come novità nel 2011 la cellulare secca. La cellulare secca è quella che riguarda praticamente il contratto di locazione, e anche qui c'è una percentuale prevista del 21,14%. Altra novità significativa, questo comunque riguarda i comuni, il capoluogo di provincia, l'Unione dei Comuni, la possibilità, la facoltà di istituire l'imposta di soggiorno con deliberazione di consiglio. Chiaramente l'imposta di soggiorno è quella che riguarda, dovrebbe riguardare soggetti che alloggiano in strutture ricettive situate in un territorio comunale. Invece un'altra novità che secondo la legislazione, appunto il decreto legislativo, dovrebbe decorrere dal 2014, comunque le notizie si parlava che dovessero anticipare dal 2012, l'imposta municipale propria e l'imposta municipale secondaria. Queste sono altre due forme di imposta che praticamente con il federalismo fiscale municipale vengono ad essere riconosciute, introdotte nell'ordinamento fiscale e riconosciute per il mondo. Cosa si intende? Per l'imposta municipale propria è praticamente quella dovuta appunto all'imposta che colpisce il reddito delle persone fisiche e in particolare come presupposto il possesso di immobili diversi dall'abitazione principale, quindi praticamente una sorta di ICI sulle seconde case, non si applica il possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze, e appunto riguarderà praticamente il possesso, i diritti di arrivo proprietà di immobili appunto diversi da quella dell'abitazione principale. Accanto a questa poi vi sarà anche l'istituzione dell'imposta municipale e secondaria. Questa municipale e secondaria, a differenza del precedente, non colpisce diciamo così, il patrimonio, ma qui si vanno praticamente vanno a sostituire altre forme di prelievo, quelle che sono attualmente la tassa di occupazione di spazi aree pubbliche, il canone di occupazione appunto di o l'imposta comunale sulla pubblicità, i diritti sulla pubblica affissione, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari. Tutte queste voci che noi oggi attualmente le abbiamo come entrate diciamo così extra tributarie di tributi patrimoniali verranno sostituite da un'imposta, quindi è tutto un meccanismo spostato adesso praticamente sulla riscossione tramite tributi, quindi diventa praticamente una dicevo precedentemente non più un'entrata o una finanza derivata ma autonoma, quindi e anche per richiamare un po' l'attenzione sul fatto che il legislatore tende in questo modo qui a far sì che i comuni, gli enti locali possano praticamente operare sul fronte dell'accertamento e concorrere praticamente ad azioni di recupero delle quote appunto di gettito fiscale di evasione. E poi altra novità dovuta al federalismo fiscale è il meccanismo della spesa, nel senso che finora praticamente dicevo precedentemente la spesa storica era quella che contava, era quella che rilevava ai fini praticamente dei trasferimenti. Ora invece viene istituito il concetto del fabbisogno standard. Che cosa significa? Significa praticamente all'interno di un comune vengono distinte le funzioni fondamentali da quelle non fondamentali. Noi abbiamo praticamente tecnicamente degli uffici, dei settori che secondo il giudice sono considerati fondamentali, ad esempio la polizia locale, l'ufficio tecnico, l'anagrafe, e su questo praticamente ogni comune fornisce il dato oggettivo, nel senso numero di dipendenti, numero di persone contattate, dotazioni strumentali, attrezzature e quant'altro, e questo rappresenta una componente per far sì praticamente che si sostituisce il criterio della spesa storica e da parte dello Stato viene ad essere riconosciuto un cosiddetto fondo perequativo. Fondo perequativo proprio perché è inteso come concorso nel finanziamento di queste spese, di queste funzioni svolte da gente. Noi tra l'altro ci trovate adesso a dover compilare e mandar via questi appunto dati, questi funzionari, e sostanzialmente cambia appunto il criterio di finanziamento da parte dello Stato che, ripeto, non è più basato e consolidato su quello che si spendeva l'anno precedente, e quindi questo chiaramente può portare anche delle premesse di disfunzione. Questo diciamo è un punto abbastanza.
Vi sono integrazioni o domande da fare? Allora poniamo in votazione il punto numero 4, approvazione e variazione al bilancio di previsione 2011, favorevoli? Allora, aspetta, quanto è venuto su, immediata esecutività, favorevoli?